Papa Francesco interviene direttamente nel tentativo di fermare i raid in Siria. Secondo il quotidiano argentino Clarín, Bergoglio avrebbe parlato con il presidente Assad chiedendo di fermare la repressione, ma il Vaticano smentisce, conferma invece una lettera del Papa al presidente russo proprio nel giorno di apertura del G20 per chiedere ai leader mondiali di evitare il rischio di nuove sofferenze. A San Pietroburgo non ci sarà però un faccia a faccia tra Obama e Putin, che invece ha incontrato il premier Letta. E la crisi di governo sembra avvicinarsi, ne è convinto il capogruppo PDL al Senato Schifani, che puntualizza: tutto il partito è pronto a dare battaglia. Ed è pronto Berlusconi, aspettando la riunione della giunta che da lunedì dovrà decidere sulla sua decadenza da senatore. Il Cavaliere ha rinviato l'ufficio di presidenza del partito, ma avrebbe già preparato un videomessaggio per spiegare i motivi della crisi e rilanciare Forza Italia. E di fronte all'ipotesi di una fine anticipata dell'esecutivo, il PD insiste sulla linea dura. Il ministro Franceschini avverte: se il PDL farà cadere Letta ne pagherà le conseguenze nelle urne. E poi ricorda le parole del capo dello Stato: sarebbe un delitto tornare a votare con il Porcellum. Non baratteremo la decadenza con la vita del governo, rilancia poi Anna Finocchiaro. Dopo la gelata arrivata dall'OCSE, il ministro Saccomanni spiega invece che in Italia la ripresa è in corso, ma sulla nostra economia pesa ancora l'incertezza politica e sembra essersi fermata la caduta libera dei consumi, almeno stando agli ultimi dati di Confcommercio. Sui mercati finanziari pesano però i timori per la crisi siriana e soprattutto c'è attesa per la decisione della BCE sul costo del denaro. Buongiorno a tutti, bentrovati. Dunque oggi è una giornata davvero fondamentale per la gestione della crisi siriana, perché la crisi oggi passa per la Russia. Alle 12 si è ufficialmente aperto il G20, dove i grandi del mondo sono riuniti per incontri bilaterali e congiunti proprio per cercare di trovare una soluzione e per decidere eventualmente un intervento unilaterale oppure da parte delle nazioni internazionali, appunto, contro Damasco. In tutto questo clima però, che è un clima naturalmente molto teso, di grande tensione, non ci sarà infatti un faccia a faccia tra Obama e Putin direttamente, che sono, diciamo, poi i capofila delle due fazioni, si inserisce una notizia molto importante che è piombata questa mattina come un fulmine, appunto, sulle diplomazie internazionali, perché da un quotidiano argentino è venuta la notizia che il Papa avrebbe telefonato direttamente al presidente siriano Bashar al-Assad. La notizia è stata poi smentita dal Vaticano, ma naturalmente ha avuto immediate conseguenze nelle diplomazie di tutto il mondo. Sentiamo. Il contesto è quello di un G20 appena cominciato, l'emergenza è quella della Siria. I protagonisti indiscussi sono Russia e Stati Uniti, divisi da un braccio di ferro dal sapore di guerra fredda. E poi ci sono gli altri, quelli che cercano, come l'Italia, una soluzione politica e hanno messo al lavoro tutte le cancellerie. C'è però un particolare: il protagonista assoluto dello sforzo diplomatico non si trova a San Pietroburgo, ma in Vaticano, è Papa Francesco. La notizia del giorno arriva in mattinata dalle pagine del quotidiano argentino Clarín, a firma di Sergio Rubin, biografo e amico di Bergoglio. Il pontefice ha parlato con Assad, titola in prima pagina il giornale. La notizia fa il giro del mondo. Ma poco dopo arriva la smentita dalla sala stampa vaticana, che nega colloqui telefonici del pontefice con il capo del regime. Eppure la sostanza non cambia di molto. Che Bergoglio sia al lavoro da giorni per scongiurare una nuova guerra dalle conseguenze imprevedibili non è segreto per nessuno. Contatti ci sarebbero stati con lo stesso Barack Obama, con Vladimir Putin, al quale il Papa ha inviato una lettera in occasione del G20, questa sì confermata dal Vaticano. Bisogna evitare il rischio di nuove sofferenze che si profila per la popolazione siriana, già provata dal massacro a cui stiamo assistendo, scrive Bergoglio. A tutti rivolgo un sentito appello per cercare una soluzione negoziale. Trovarlo è dovere morale di tutti i governi del mondo. E poi con François Hollande e forse in qualche modo, seppur non diretto, anche con Assad, il capo del regime siriano, a cui gli Stati Uniti hanno attribuito la responsabilità degli atroci attacchi chimici contro la popolazione. Insomma, quella di Papa Francesco sarebbe una vera e propria offensiva diplomatica per scongiurare i raid americani, perché la guerra porta guerra, la violenza porta violenza, ha detto il pontefice domenica scorsa durante l'Angelus, nel corso del quale ha lanciato un appello a tutta la Chiesa, raccolto peraltro anche da una larga fetta del mondo laico, per una giornata di digiuno e di preghiera sabato prossimo, giorno in cui Piazza San Pietro, con la veglia fissata alle 19, diventerà il centro del mondo.
Allora, vi dicevo che naturalmente questa è la posizione, lo sforzo diplomatico che sta portando avanti Papa Francesco da diversi giorni, con appelli alle comunità laiche e religiose di tutto il mondo e alle diplomazie internazionali. Diplomazie che sono in questo momento riunite a San Pietroburgo, al G20. Proprio poco fa è arrivato il presidente americano Barack Obama. Le posizioni però tra chi vorrebbe un intervento contro Damasco e chi invece opta per una soluzione diplomatica sono ancora distanti, molto molto distanti, tant'è vero, vi dicevo, non ci sarà il faccia a faccia Obama-Putin. E sentiamo subito il nostro inviato Frediano Finucci. Allora Frediano, la situazione è molto tesa in realtà e sembrerebbe poco conciliabile in queste ore. Frediano. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Come hai detto tu, la situazione è tesa perché non si intravedono per il momento aperture, spiragli, né da parte di Putin, che continua il muro contro muro con Obama, né da parte di Obama, che ci sembra di capire ha perso ogni speranza di convincere Putin, e più che altro userà questo palcoscenico per cercare di lanciare messaggi ai leader presenti e alle loro opinioni pubbliche. Proprio in questo momento, mentre vi stiamo parlando, Enrico Letta sta tenendo la sua conferenza stampa dopo aver incontrato Vladimir Putin. E in questa conferenza stampa si sta parlando dell'iniziativa del Papa, della lettera del Papa a Putin. Bisogna riflettere seriamente sulla lettera del Pontefice, ha detto Letta. Sono cose importanti che vanno prese sul serio, perché, queste sono le parole di Letta pronunciate pochi istanti fa, il G20 è l'ultima occasione politica per trovare soluzioni sulla Siria. La Siria che, ha detto Letta, preoccupa moltissimo l'Italia, al punto che il governo ha deciso, come forse direte nel proseguo del telegiornale, di mandare una nave militare in prossimità delle coste siriane. Va detto anche che arrivano altre notizie da questo G20. Il Presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, poco fa in un'altra conferenza stampa ha lasciato intendere che forse stasera potrebbero arrivare da Ban Ki-moon i primi risultati sull'ispezione in Siria del team delle Nazioni Unite. Questa è una cosa che non l'ha detta chiaramente, però l'ha lasciato intendere. Ed ha anche precisato, parlando assieme a Manuel Barroso, che l'Europa non è a favore di una soluzione militare. Vedremo che cosa accadrà tra oggi e domani qua a San Pietroburgo. Bisogna dire che però Letta ha parlato con il presidente Putin anche di problemi economici. Ha detto: per la prima volta l'Italia non è più sorvegliata speciale ad un G20, questa è una cosa sulla quale tutti devono riflettere. E ci è sembrato che Letta lo dicesse con un certo compiacimento, pensando ai passati G20 in cui si era in piena crisi economica e l'Italia appunto era sul banco degli imputati. Il G20, ha detto Letta, dovrebbe passare alla storia come la fine della crisi, come l'inizio della crescita. Francesca, non so se hai altre domande. No, grazie Frediano. Allora naturalmente nelle prossime edizioni poi ci ricollegheremo per sapere qual è la posizione, quali sono i passi avanti che la diplomazia sta facendo in queste ore. Letta, che ricordava Finucci, in realtà è l'unico dei leader che ha avuto, che avrà in questi giorni un faccia a faccia con Putin, perché vi dicevo le posizioni restano molto distanti e dunque sembrerebbe, a parte questa dichiarazione di Van Rompuy, che le posizioni tra chi vuole un intervento e chi non lo vuole invece in Siria restano quelle. Naturalmente Letta, mentre è lontano, il suo governo qui in Italia non se la passa troppo bene, nel senso che la crisi di governo, che sembrava in qualche modo scongiurata o comunque congelata dopo le dichiarazioni di Berlusconi su un rinvio, sulla volontà di decidere o meno di staccare la spina solo successivamente alla riunione della giunta che dovrà decidere sulla decadenza eventuale politica da senatore di Berlusconi, adesso sembra aver subito in queste ultime ore un'accelerazione. Ne è convinto di questo anche il vicepresidente del Senato Schifani del PDL. Sentiamo. Vedo l'avvicinarsi di un momento di crisi. Schifani, capogruppo dei senatori PDL, fa come Letta, guarda avanti, ma a differenza del Presidente del Consiglio non vede arrivare nulla di buono. Falchi o colombe che siano, la posizione del PDL è chiara ed è assestata sulla teoria, a questo punto forse utopistica, della pacificazione da suggellare attraverso la cosiddetta agibilità berlusconiana. Quando si convive in un'alleanza, ha ripetuto stamattina Schifani a Radio 1, devono vigere le regole del reciproco rispetto e dal PD non riscontriamo questo atteggiamento.
Il deficit di rispetto, cui Schifani si riferisce, è quello riscontrato dal PDL in zona ufficio di presidenza della Giunta per le elezioni, riunita ieri per la calendarizzazione, dove si è già avuto l'assaggio di un clima che al momento non sembra ammettere toni intermedi, o di qua o di là. È stato un inizio pessimo, ribadisce infatti Schifani. Il PDL del resto non l'aveva mai nascosto. Dalla Giunta, riunita nel complesso di Santivo alla Sapienza, si aspettava quello che viene definito un doveroso approfondimento delle questioni giuridiche, che nella pratica assomiglierebbe molto alle volute della cupola barocca progettata dal Borromini. Verificare, rimandare, analizzare, far sì insomma che la Giunta per le elezioni si trasformi in Giunta per le dilazioni sulla scorta dei vari dubbi fin qui incamerati sulla legge Severino, in particolare sulla molto dibattuta questione della retroattività. L'unica cosa certa, arrivata dalla riunione di ieri, è stato l'orario di inizio della riunione del 9 settembre, le 3 del pomeriggio, che messa insieme all'altra notizia, quella del rinvio dell'ufficio della presidenza PDL da venerdì a lunedì, cioè dopo la seduta della giunta, fa capire quanta incertezza regna ancora in casa PDL, dove non passa giorno in cui non filtrino indiscrezioni sull'umore del cavaliere e sull'attività di falchi e colombe, nonché su iniziative dirompenti che comunque potrebbero anche arrivare prima, come quella della diffusione di un fantomatico nuovo videomessaggio di Berlusconi che suonerebbe a quel punto come una campana a morto per il governo Letta, senza nemmeno aspettare quindi di vedere quale andazzo prenderanno i lavori della Giunta per le elezioni. Un video forse nemmeno tanto fantomatico, visto che a confermarne l'esistenza è stamattina la stessa Santanchè, che già battezza traditori gli esponenti PD pronti a votare per la decadenza di Berlusconi in Giunta. Quel che è certo è che sono giorni febbrili in cui nessun viottolo viene abbandonato, nessuna possibile briscola trascurata, con l'incombente prospettiva di un Letta bis a far da spauracchio sul PDL, come confermato anche dallo stesso Schifani. Mi preoccupa moltissimo, ha detto, l'ipotesi di una nuova maggioranza. Naturalmente il PD in questa situazione rimanda al mittente le critiche sulle responsabilità per un'eventuale crisi di governo, appunto preannunciato, l'avete sentito da Schifani, che tra l'altro proprio poco fa, intervistato da una rete Mediaset, ha ribadito che sarebbe molto meglio andare alle urne piuttosto che tenere in piedi appunto un governo senza l'appoggio delle due fazioni della coalizione. Dicevo, il PD che però ha anche dei problemi al suo interno, nel senso che si sono ricreati nuovi equilibri dopo la scesa in campo di Matteo Renzi, che si è ufficialmente candidato per la segreteria del partito. Chi facesse cadere il governo ne pagherebbe le conseguenze di fronte al paese, e continuare a trasmettere sui media una sensazione di instabilità quotidiana produce già un danno enorme. Dario Franceschini ributta la palla nel campo avversario. Se si dovesse aprire la crisi, la colpa sarà del PDL, accusato di mettere a rischio la maggioranza delle larghe intese per salvare Berlusconi. Il PD mantiene la linea dura. Nella giunta per le elezioni voterà a favore della decadenza da senatore del Cavaliere. Niente margini a eventuali ricorsi alla consulta. La legge Severino è costituzionale, ripete Epifani. Per la Finocchiaro è inammissibile un baratto tra la vita del governo e il rispetto delle leggi. Il ministro per i rapporti con il Parlamento ricorda poi le parole di Napolitano: non si può tornare a votare con il Porcellum, sarebbe un delitto, rincara Zoggia. In Casa Democratica avanza l'ipotesi di un Letta bis, eventualità che sarebbe anche al vaglio del Quirinale se tutto precipitasse. Un governo per cambiare la legge elettorale e votare la legge di stabilità, magari con l'apporto della patria Tuglia di dissidenti del Movimento 5 Stelle, che comincia a prendere forma. Anche il leader di SEL è per un nuovo esecutivo, ma non con Letta Premier. Col decreto sull'IMU, questo è il governo Letta Berlusconi. Io auspico che cada quanto prima questo governo, che toglie risorse alle politiche per il lavoro, per continuare a proteggere i ceti speculativi, come si è sempre fatto in questi anni. Io auspico invece la nascita di una maggioranza nuova che faccia pochissime cose, innanzitutto la cancellazione del Porcellum. L'eventuale caduta del governo avrebbe ripercussioni anche sul congresso del PD. Se c'è la crisi, prima viene l'Italia, poi le assise del partito, osserva Fioroni, un'eventualità che Matteo Renzi vuole assolutamente evitare. Bersani, che ancora non ha scelto il suo candidato, smentisce di voler rimandare l'appuntamento in chiave antisindaco di Firenze. Per quanto mi riguarda, il congresso si può fare anche domani, assicura l'ex segretario.
Sentiamo prima il nostro inviato che in questo momento Letta è in conferenza stampa a San Pietroburgo e naturalmente i colleghi gli hanno chiesto un commento su quello che avete sentito nei servizi appena andati in onda, ovvero sulla possibilità di un'accelerazione della crisi di governo. Letta ha detto ci sono talmente tanti obiettivi da raggiungere in queste 24 ore al G20, ovviamente riferendosi alla questione, la crisi siriana, che farei danno all'Italia se mi deconcentrassi da questi obiettivi. Dunque non ha voluto offrire il fianco a nessuna risposta proprio in merito a una possibile e imminente crisi di governo. Naturalmente la crisi di governo non ha conseguenze soltanto nell'immediato e soltanto nel mondo politico. L'abbiamo visto nei giorni scorsi e nei mesi scorsi quanto le oscillazioni degli equilibri politici poi incidano anche dal punto di vista economico e in particolare sulle borse. Come se non bastasse, nei giorni scorsi c'è stata la doccia fredda prima dell'OCSE e poi appena ieri di Eurostat, che sostanzialmente hanno certificato che l'Italia è l'unico paese di quelli grandi che ancora non è uscito di fatto tecnicamente dalla crisi, dalla recessione. E invece in queste ore un ministro dell'economia, Sacco Manni, anche lui peraltro al G20 di San Pietroburgo, che doveva essere un vertice essenzialmente basato su temi economici prima della crisi siriana, Sacco Manni, vi dicevo, è tornato sui temi economici con parole invece più ottimistiche, perché ha detto che sostanzialmente la ripresa in Italia è iniziata. Il processo di ripresa dell'economia italiana è in corso. Recenti dati che sono stati pubblicati dall'OCSE sono, come purtroppo spesso accade in questi momenti, di valenza più che altro retroattiva. È al G20 di San Pietroburgo assieme al Premier Letta, il ministro Sacco Manni, e da qui tenta di ammortizzare la delusione per la mancata ripresa italiana certificata prima dall'OCSE e poi ieri anche da Eurostat. Stiamo uscendo dalla fase di recessione, dice il ministro, ma questo non basta. L'incertezza politica è un fattore negativo da questo punto di vista e io personalmente speravo che questa cosa fosse oramai una cosa del passato. Del resto i numeri, comunque li si guardi, non lasciano scampo. Se l'OCSE prevede per il 2013 un calo del nostro prodotto interno lordo di quasi 2 punti nel secondo trimestre di quest'anno, il PIL in Italia è già sceso dello 0,2. È l'ufficio statistico di Bruxelles a dirlo, un dato in controtendenza rispetto a quello europeo, che per la prima volta dopo un anno e mezzo di crisi profonda ritrova invece il segno positivo. L'Europa tecnicamente è fuori dalla recessione, per questo la riunione mensile della BCE si apre oggi sotto i migliori auspici. I mercati finanziari attendono con ansia quanto dichiarerà tra poco il presidente Mario Draghi. Con ogni probabilità l'Eurotower lascerà invariati i tassi di interesse, ma dalle parole del governatore potrebbe emergere qualche indicazione sulle prossime mosse, considerato il miglioramento dell'economia dell'Unione. C'è attesa anche per le decisioni della Federal Reserve, che potrebbe sospendere le misure straordinarie a sostegno dell'economia americana, nonostante le pressioni del Fondo Monetario Internazionale perché questo non avvenga. In questo contesto di attesa e anche di profonda incertezza legata alla crisi siriana, i mercati finanziari europei sono molto contrastati, anche se nella mattinata si è viaggiato in sostanziale parità su tutte le piazze del vecchio continente, compresa Milano. Profetiche le parole del servizio appena andato in onda, perché appunto, come annunciato da Ninfa Colasanto, sono andati i tassi della Banca Centrale, rimangono fermi. È uscita proprio adesso la decisione della BCE nella riunione di oggi, che ha lasciato il tasso di interesse di riferimento fermo allo 0,50, che vi ricordo peraltro è il minimo storico appunto dei tassi. Dicevamo della crisi, abbiamo sentito Sacco Manni che sostanzialmente ci ha annunciato che la ripresa, anche se con fatica, in Italia è cominciata, però non ci sono ancora gli effetti immediati, perché per quanto riguarda i consumi la situazione è ancora molto seria, lo testimonia anche l'ultima indagine fatta dalle Coop. Sentite. È tutto in negativo il rapporto Coop sull'andamento dei consumi in Italia, presentato oggi a Milano. I dati si basano sulle vendite nei supermercati della principale catena della grande distribuzione e il comportamento dei consumatori italiani nell'ultimo anno risulta cambiato. Dalla cautela, sostiene Coop, siamo passati al sacrificio. È un rapporto crudo, perché la realtà è cruda, perché la crisi che attanaglia le famiglie italiane è stata durissima negli anni precedenti e purtroppo non è finita e continuerà.
La maggioranza degli italiani ancora dice non rinuncio alla qualità quando faccio gli acquisti, ma questo dato era molto più alto negli anni precedenti rispetto a quello dell'ultimo anno. In generale i consumi risultano scesi del 2,2%, che sommati al crollo dell'anno scorso, meno 4,3%, testimoniano una diminuzione costante. Motivo: gli italiani hanno meno soldi in tasca. Il reddito disponibile sarebbe diminuito in 5 anni di oltre 10 punti percentuali. In media, quindi, ciascuno avrebbe 1.715 euro in meno da spendere. E allora si comincia a tagliare anche sui beni essenziali. Crollano le vendite di calzature e per i prodotti d'abbigliamento la spesa pro capite è scesa a 179 euro all'anno, il valore più basso da oltre 30 anni. Stesso discorso per i generi alimentari, cifre così basse non si vedevano dagli anni 60. Eppure, in controtendenza, i gadget tecnologici si vendono benissimo, più delle lavatrici e dei frigoriferi. Per tablet e smartphone la percentuale aumenta rispetto all'anno scorso del 5,48%. Come si spiega? C'è un'Italia a due velocità che queste due velocità purtroppo si sono accentuate. Ci sono settori di consumo anche di alta qualità che continuano a crescere, mentre il corpo dei consumi, ma dei consumatori in realtà, è ovviamente molto attento. I dati Coop, nerissimi, si riferiscono soprattutto al lungo periodo. Invece Confcommercio, proprio oggi, pubblica dati relativi ai mesi appena trascorsi. All'inizio dell'estate, dicono i commercianti, si è raggiunto il punto minimo del ciclo economico, in altre parole il fondo del barile. Ma a luglio, per la prima volta, la caduta libera dei consumi sembra essersi fermata. Non succedeva dall'estate del 2011. Questo non significa automaticamente che sia iniziata la ripresa, ma potrebbe essere un punto da cui ripartire. Fa Luca Terré. Adesso parliamo di una storia, quella dello IOR, che è uno dei grandi misteri d'Italia. Sapete che c'è stato lo scandalo, il terremoto all'interno dello IOR, la cosiddetta Banca Vaticana, che ha portato peraltro alle dimissioni del presidente Gotti Tedeschi, a quelle dichiarazioni che tanto colpirono l'opinione pubblica, in cui lui disse appunto temo addirittura per la mia vita. Bene, dalle carte che sono state sequestrate dai PM che stanno conducendo l'indagine sullo IOR stanno emergendo dettagli e informazioni davvero inquietanti, sintomo di un collegamento molto stretto, molto forte tra lo IOR appunto e il mondo politico. L'archivio ormai non più segreto di Ettore Gotti Tedeschi sembra un vaso di Pandora, riempito con migliaia di documenti tra mail, corrispondenze varie e materiale, che potrebbe servire a ricomporre parte della storia recente degli affari vaticani, compresi quelli più maleodoranti. Materiale finito oggi sulle pagine di alcuni quotidiani nazionali. È storia recente, fatta di guerre interne, di pressioni, ingerenze, bancarotte e via discorrendo. Episodi che hanno innescato percorsi giudiziari tra Napoli, Roma e Busto Arsizio. I magistrati di queste tre città l'archivio oramai lo conoscono. Lo scenario che ne viene fuori mostra un Gotti Tedeschi nel doppio ruolo di vittima dei conflitti scoppiati in Vaticano negli anni per il controllo economico e la gestione della Santa Sede, al fianco di quello del banchiere, manovratore di affari e capace di influenzare scelte diverse della vita politica, sociale e manageriale del paese. Le carte pubblicate oggi raccontano allora della breve presidenza di Gotti Tedeschi allo IOR, del conflitto con l'allora segretario di Stato Tarcisio Bertone, del memoriale con segnato a padre Georg, ombra di Josef Ratzinger, quello in cui il banchiere diceva di temere per la sua vita dopo aver tentato di dare una ripulita agli affari interni dell'Istituto per le opere religiose. C'è poi il Gotti Tedeschi in contatto con politici e faccendieri, un contatto stretto come quello con Alfredo Mantovano, per fare un esempio, nome forte del centrodestra italiano. Fu lui a chiedergli di spingere la CEI, la conferenza dei vescovi, a prendere posizione, e che posizione, sulla delicata vicenda del testamento biologico. E poi ancora le voci in capitolo per portare Lorenza Lei alla guida della RAI, per evitare il pagamento dell'ICI alla Santa Sede d'accordo con il governo italiano nella persona di Giulio Tremonti. E non da meno anche la vicenda del fallimento del San Raffaele, sulla cui cessione Gotti Tedeschi aveva disegnato scenari sottoposti direttamente all'attenzione di padre Georg, sempre nell'interesse della Santa Sede. C'è una notizia che riguarda il problema dell'alta velocità, la costruzione, i cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, perché la FTF, la società proprio che sta lavorando per la costruzione del tratto della TAV in Val di Susa, ha annunciato che nei prossimi giorni presenterà alla Procura della Repubblica di Torino una denuncia nei confronti di Henry De Luca. Lo scrittore nei giorni scorsi, lo ricorderete, proprio in riferimento alle proteste degli anti-TAV, aveva legittimato in qualche modo i sabotaggi, dicendo appunto che
in qualche modo potevano essere autorizzati. Quando si tratta della difesa della propria famiglia e dei propri figli, aveva detto infatti De Luca, qualunque forma di lotta è ammessa. Appresa notizia della denuncia, De Luca ha detto di restare convinto che la TAV sia un'opera inutile e che sia giusto sabotarla. Mi denunciano, ha detto, mi sembra che ancora siamo soltanto alla fase delle chiacchiere. Vedremo dunque se le chiacchiere si concretizzeranno o meno nelle prossime ore. Adesso ci occupiamo di sport e di calcio, perché sapete che domani a Palermo c'è la partita della Nazionale contro la Bulgaria. La Nazionale cercherà di avvicinarsi alle qualificazioni per il Mondiale brasiliano, e poi martedì prossimo ci sarà la sfida con la Repubblica Ceca a Torino, dove Buffon toccherà il record di partecipazione in azzurro. L'uomo simbolo della Nazionale a un passo dalla qualificazione per i prossimi mondiali è ancora l'inossidabile Gigi Buffon. Domani sera a Palermo un successo degli azzurri contro la Bulgaria spianerebbe la strada verso il Brasile, e se il nostro portiere capitano non si farà ammonire, martedì prossimo allo Juventus Stadium di fronte alla Repubblica Ceca toccherà il record di 136 presenze in nazionale, come Fabio Cannavaro, leader dei senatori azzurri di sempre. 16 anni vissuti con passione e, con termine rubato alla politica, con grande senso di responsabilità. Le ultime 100-110 non sono state mai solo partite di calcio, ecco, ma sono state un qualcosa di più che andava giocato con la passione, col cuore, con l'emozione e con la responsabilità, appunto, di rappresentare una nazione e di cercare di far felici i nostri tifosi. Buffon non lascerebbe mai l'azzurro, a differenza del CT Prandelli, che saluterà dopo i mondiali. Lascerà un grande vuoto, ma già circolano alcuni nomi, come quello di Fabio Cannavaro, di Roberto Mancini e addirittura di Antonio Conte, che però ha già detto di stare benissimo alla Juve. La caccia al nuovo CT non deve però distrarre dal presente, perché un doppio successo con Bulgaria e Repubblica Ceca garantirebbe il mondiale del prossimo anno. Stamattina allenamento a porte chiuse, alle 16 partenza per Palermo, poi l'allenamento allo stadio Barbera, aperto al pubblico. Aspettando Balotelli e Osvaldo, squalificati per questa partita, Prandelli pensa di schierare in attacco il solo Gilardino, supportato da Candreva e Giaccherini, al momento preferito a Insigne, con nuova esclusione di El Shaarawy. Molto probabile il rilancio di Thiago Motta nel trio di centrocampo formato da De Rossi e Pirlo e orfano di Montolivo. Più in difesa l'accentramento di Chiellini accanto a Bonucci per l'indisponibilità dell'infortunato Barzagli. Allora, siamo in conclusione del telegiornale, dovremo riuscire a vedere le immagini del Premier Letta, che vi dicevo in questo momento è a San Pietroburgo in conferenza stampa dopo aver incontrato in faccia a faccia il presidente russo Putin, unico peraltro tra i leader europei, perché sapete che ci sono due schieramenti all'interno del G20, i favorevoli e i contrari a un intervento in Siria. Letta è dalla parte di quelli, diciamo, contrari all'intervento, lo ha ribadito, lo sta ribadendo in questo momento nella conferenza stampa, ha detto Letta, vi leggo il letterale, ha detto: abbiamo comprensione nei confronti dell'atteggiamento di Obama, ma noi siamo contrari a qualsiasi intervento senza l'avallo delle Nazioni Unite. L'Italia dice, ecco, dovremmo vedere le immagini, questo è il faccia a faccia che vi dicevo con Putin, dice Letta, siamo contrari a intervenire, impossibilitati a intervenire, non abbiamo intenzione però per questo motivo di strappare l'alleanza che confermiamo strategica con gli Stati Uniti, perché naturalmente, essendo il clima molto teso a San Pietroburgo tra Russia e Stati Uniti, Letta ha voluto sottolineare che questa presa di distanza da un eventuale intervento americano unilaterale non significa un allontanamento diplomatico o politico dagli Stati Uniti, quindi ha ribadito la strategica alleanza con l'America e con Obama. Vi dicevo, nelle prossime ore ci saranno i faccia a faccia degli altri leader, non ci sarà, e questa è la notizia importante, però il faccia a faccia tra Obama e Putin. Ci prendiamo solo qualche istante e poi torniamo in diretta. Eccoci nuovo in diretta, solo per darvi un aggiornamento sulle borse. I mercati sono piuttosto tiepidi dopo la decisione della BCE di mantenere i tassi invariati al minimo storico dello 0,50, anche perché la decisione, come vi dicevamo, era già annunciata, quindi sono tutti un po' sopra lo zero tutte le varie borse europee. Io per ora mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo domani e lascio la parola a Caterina Bizzarri per il TG Cronache. Buona giornata.